Tutti benvenuti o bentornati in questo calendario dell'avvento del cactus. Se siete nuovi qui, ciao, piacere, io sono Giulia, parlo di libri, generalmente di vita da freelancer barra fuorisede, ma in questo periodo dell'anno sono semplicemente una Christmas enthusiastic, un'ossessionata da Natale. Adoro fare regali, ergo per questo negli anni ho fatto 700 guide regalo, ma quest'anno sono voluta andare nello specifico e fare regali per aesthetic. Puoi recuperare tutte le altre aesthetic perché non le hai viste, magari ti può servire, ti lascio la playlist qua sotto. Oggi facciamo una delle categorie più ricche in assoluto e che è anche la meno gettonata, ma secondo me in questa lista si possono trovare cose non solo per la persona che stiamo per citare, ovvero l'estetica che stiamo per citare, ma anche per un sacco di altre persone, perché io vorrei tutto. Vorrei tutto. Comunque, l'estetica di oggi è il foodie o l'amante del cibo, o del cucinare in realtà è molto più probabile, ma nel mio caso amante del cibo. Come al solito, se avete trovato un regalo per questo tipo di persona che ha fatto super furore, condividetela con noi nei commenti in modo che anche noi possiamo fare un regalo fighissimo alla persona in questione. Uno scambio equivalente, Full Metal Alchemist. Come sempre partiamo con le cose più banali ma a cui magari non avevate pensato e che quindi possono sempre venire utili. Allora, se li prendete da Ikea effettivamente magari non sono il massimo del regalo, potete prenderli un po' più carini, magari effettivamente fatelo se conoscete meglio di un'altra persona. Ci sono anche dei contenitori di design molto fighi nel mondo che però costano una fucilata e mezza, ma non sono comodi, cioè quelli di Ikea sono perfetti, su Amazon ci sono interi kit tra l'altro per questo tipo di organizzazione. L'organizzazione della dispensa e del frigo cambia la vita, io lo consiglio a tutti in realtà, perché da quando ho preso gli organizzatori da frigo e da dispensa, cioè la mia vita... Però le persone che amano cucinare in particolare hanno bisogno di contenitori, hanno bisogno di etichettatrici anche se volete. È vero, da un punto di vista di una persona che non ama queste cose non si capisce molto il pathos, ma fidatevi, sarà uno dei suoi regali preferiti durante tutto l'anno. Per rimanere nell'antro di cose da cucina, macchina per la pasta, essiccatore per la pasta, essiccatore per gli alimenti, frullatore per gli alimenti, nel senso se tipo faccio essiccare dei funghi con quella, magari ha già l'essiccatore, fa essiccare dei funghi e con questa cosa qua li può frullare, farci delle cose gourmet. Andiamo in mondi inesplorati per me, però so queste cose perché conosco qualcuno che lo fa. Vaporiera, la vaporiera è incredibile secondo me. Taglieri, un buon tagliere, un buon coltello, però qui occhio, perché per regalare un coltello cheap non regalatelo, ci sono dei buonissimi coltelli, si va dai 100 euro in su, 70 euro in su, in caso investite in un buon coltello anche lì sarete la sua persona preferita. Tra l'altro ci sono dei coltelli, vabbè, ci sono anche quelli giapponesi che costano tipo 1000 euro, ok, ma i coltelli generalmente di qualità hanno anche delle scatole super fighe, quindi fanno un bel regalo. Ovviamente se sta entrando in un tipo di cucina ci sono 8000 cose disponibili, ogni cucina ha i suoi piatti tipici, mi viene a pensare al tandoori, al set per creare sushi, al set per creare ravioli, semplicemente. Se si sta avvicinando a un tipo di cucina etnica, per noi ovviamente, sicuramente qualcosa del genere gli farà piacere. Crescere cose, per chi cucina far crescere erbe e i propri odori è fondamentale, quindi uno smart garden, una food light, ci sono addirittura luci per far crescere meglio le piante se non si può pagare un intero smart garden, c'è questa roba che stay with me perché magari ad alcuni farà schifo, ma c'è questo brand di cui non ricordo il nome ma che seguo su Instagram quindi ve lo ritrovo, che vende questi incredibili kit di funghi da far crescere a casa. Ed è una figata perché basta incidere e innaffiare il fungo cresce tipo per 3 volte, vengono 1 chilo di funghi e sono dei funghi molto particolari. Una figata, cioè una cosa così, una figata pazzesca, secondo me sarete i primi a farglielo in tutta la vita, anche gli unici probabilmente. Mentre se il budget è altissimo potete regalare non un bimbi, ma quei macchinari multifunzione incredibili che fanno un sacco di cose, perché comunque amanti della cucina sì, ma anche nel, cioè magari fanno anche altre cose, quindi quella cosa lì può semplificargli molto. Planetarie, si va in un range più alto, però molto belli. Sempre nel reparto ovviamente piatti, ragazzi, piatti, piatti da portata, piatti particolari. Piatti, ceramiche come se piovessero perché costano una fucilata e piacciono a tutti, quindi piatti se sono belli, se sono nello stile della persona,
mi raccomando, nello stile persona sono un ottimo regalo. Se no, io vi consiglio una cosa che avevamo trovato l'anno scorso, che ho visto anche da Tenoa, che è questo super shop di prodotti di design giapponesi, fichissimo qua a Milano. Si chiama Suzugami. È questo quadratino di metallo che praticamente è proprio un quadrato inizialmente, ma la particolarità è che si può piegare come si vuole, come se fosse un quadrato di metallo ma di carta. Cioè potete farci appunto Suzugami, è proprio un gioco di parole con l'origami, perché potete farne quello che volete e secondo me costa, è un prodotto di design molto alto, costa un pochettino, è bello. Tra l'altro Tenoa ha uno shop online, quindi in caso c'è tutta una sezione che si chiama proprio da tavolo, potete cliccarci sopra, vi lascio il link qua sotto, penso che consegni in tutta Italia. Cucina giapponese, ci sono bacchette, vassoi per il sake, vassoi per la soia, quanto ne volete. Se invece non volete regalare del cibo, ovviamente potete pensare a dei calzini cibo. Ci sono un sacco di calzini cibo con tutti i cibi, quindi quello secondo me può essere un'idea, tipo a un pizzaiolo regalare calzini pizza, perché no? E l'ultimo elemento, andiamo su food enthusiastic barra magari anche appassionati, degustazioni ce ne sono di tutti i tipi e penso che a chiunque farebbe piacere ricevere una degustazione, e calendari dell'avvento. Qui ragazzi, io non so come dirvelo, ci sono calendari dell'avvento per qualunque cosa, all'alcol, al cibo, ai formaggi stagionati, cioè proprio formaggi stagionati, il caffè, c'è questo calendario dell'avvento che forni un caffè e puoi versarci, cioè ogni caffè ha la propria cosa, si versa tutto dentro la propria scatolina e non devi fare niente, cioè c'è tutto lì dentro, devi solo aggiungere l'acqua ed è una figata veramente. Se l'unica accortezza in questo fattore qui è cercare calendari dell'avvento in inglese, cioè se state cercando calendari dell'avvento sul formaggio, fate una ricerca iniziale in inglese, perché probabilmente vi usciranno un miliardo di cose in più e poi vedete cosa è effettivamente disponibile per voi e che cosa no. Ciao, io mi sono dimenticata di girare la parte dei libri, perché era più in fondo nella tabella, l'ho completamente scordata, quindi torno qui da te in questa forma per dirti i regali formato libresco per questo calendario dell'avvento. Banalità delle banalità quando si parla di cucina è regalare libri di ricette, ed è corretto, continuiamo su questa cosa perché non so, ci sono sempre nuove ricette da imparare. Asiatico barra ricette generali, perché l'Ippocampo ha un sacco di libri di ricette base. Per un mondo di ricette generali vi consiglio l'Ippocampo, che ha un sacco di libri ricette bellissimi, ci sono un sacco di tematiche tra cui scegliere, oppure ovviamente se andate nel mondo su Amazon ricette, mamma mia, asiatico ce n'è quanto volete. Con cucina botanica va The Hunger Cookbook Student, secondo me è una delle raccolte di ricette facili e veloci e con pochi ingredienti migliori che c'è sul web. Purtroppo non so se è stato tradotto, ma i libri di ricette sono abbastanza semplici da leggere in generale, quindi super consigliato, ce ne sono un paio, ve li lascio qua sotto in descrizione. Ok, con questo direi che abbiamo toccato tutti i prodotti del cibo, ovviamente se ne avete altri consigliateli qua sotto in descrizione, se me ne sono dimenticata qualcuno vi lascerò un commento qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo col prossimo appuntamento del calendario dell'avvento del cactus. Ciao cactus!